Gli interventi possibili sono di due tipi. Un intervento sul contesto del reparto oncologico in cui i pazienti sono curati. Questo è un aspetto molto importante. Come sappiamo, in Italia i pazienti sono differentemente ansiosi o depressi a seconda dei centri dove vengono curati e tradizionalmente, purtroppo, nel sud Italia la depressione e l'ansia sono maggiori rispetto ai pazienti curati nel nord d'Italia. Quindi un primo aspetto è quello di lavorare sul contesto dei reparti, migliorare il modo come le cure psicosociali vengono erogate, e di questo si occupa il progetto YouCare, che voi penso molti conoscono, che affronta diversi aspetti per migliorare l'organizzazione dei reparti e il modo come erogare informazione e il modo come i sanitari comunicano con i pazienti. Un altro aspetto fondamentale, non meno fondamentale del primo, è quello di agire a livello individuale, cioè sul singolo paziente o sulla singola paziente che ha ovviamente ansia, depressione, paura, scadimento della qualità di vita. Un primo studio australiano affrontava la paura della recidiva in pazienti operati per tumore della mammella o tumori del colon, e con degli incontri individuali della durata di circa 60 minuti, incontri che miravano a influire sugli aspetti cognitivo-comportamentali delle persone. C'era un gruppo di controllo che non faceva questi incontri, questi interventi. Hanno dimostrato che è possibile ridurre la paura di avere, è uno studio randomizzato, è possibile ridurre la paura di circa il 20-30%. Un altro studio, l'acronimo è CALM, affrontava invece l'aspetto della depressione nei pazienti con cancro, anche questi con degli interventi cognitivo-comportamentali. In questo caso il vantaggio era addirittura maggiore, con una riduzione del 50% della depressione, quindi intervenendo con degli interventi specifici sul singolo paziente. Il terzo studio è uno studio web-based, in cui in pratica i pazienti venivano istruiti a collegarsi a un computer e facevano delle sedute al computer con una supervisione da lontano da parte di uno psicologo, e 8 moduli credo fossero in tutto. Con questi 8 moduli venivano poi corretti o assistiti nella compilazione dallo psicologo. Alla fine di questo training, chi faceva questo tipo di intervento aveva una riduzione importante del distress, misurata col termometro del distress, e un miglioramento della qualità della vita. Anche un altro studio a Boston, fatto dal gruppo della Temel e discusso ieri, non in orale, ma discusso in una sessione educazionale, dimostrava che con un intervento web-based è possibile migliorare il distress dei pazienti. Quindi, in conclusione, ci sono una serie di interventi possibili per migliorare la situazione psicosociale dei pazienti. Sono interventi fattibili, relativamente non costosi, disponibili, e che quindi vanno applicate per appunto per migliorare la qualità di vita e ridurre il distress.